Terapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribà e Pefaldina. Come antifurto, per esempio. Ma che antifurto? Mi faccia il piacere. Questi signori qui stavano suonando loro, un c'entrometta. Ma no, aspetti, mi porga l'indice. Ecco, lo alzi così, guardi. Guardi, guardi. Lo vedi il dito? Lo vedi che stuzzica? E brematura anche. Ma allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce? Vice sindaco? Bello. Basta, Osì, mi seguono al commissariato, prego. No, 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 attenzione. No. Basta, ne sono paltati, secondo l'articolo 12, abbia pazienza. Se no, posterdati per due, anche un pochino Antani, prefettura. Senza contare che la supercazzola brematurata ha perso i contatti col terapia tapioca. Che dopo... succede, Paolini? No, nulla, buongiorno, signor Necchi. Buongiorno. Ciao. Questi signori hanno voglia di giocare. Ciao. Ma che sono amici sua? Ma certo, Paolini, suonavano per avvisarmi, via, abbia pazienza. Solo due colpettini, così. Paolini, vorrà mia fanno una questione. Via, lei è sempre stata una persona ragionevole. Oh, bello, è capito, si farà finta di passare da bischero. Bravo, Paolini, ecco. Bravo.